John Steinbeck è un autore di cui avevo sempre sentito parlare, ma di cui non avevo letto mai nulla. Mi sono avvicinato a lui attraverso questo libricino, La Perla, di cui parliamo dopo la sigla. Il cielo è pure un essere così, e mi parte il cantiere, non sono veramente. Oggi sempre più spesso ci si lamenta cercando di serie B o per sopravvivere. Ciao a tutti e bentornati su Non di Solo Pane. Oggi vi presento, come appena anticipato poco fa, un libro di John Steinbeck, questo autore, grande autore, premio Nobel per la letteratura, un autore americano, morto, se non ricordo male, nel 1968, ha scritto numerosi libri di grande successo. Uno di questi è La Perla, qui in questa edizione che io ho trovato in mezzo a uno scatolone di libri, in questa edizione della Bonpiani, presa a maluccio, ma ovviamente il contenuto è sempre quello, eh. Questo libro, La Perla, in realtà ho letto poi, non è uno di quelli più amati dalla critica, ma per me è stata una scoperta folgorante di questo scrittore, di Steinbeck. La Perla è un racconto che narra la storia di un cacciatore di perle, Kino, un cacciatore messicano che vive lungo il Golfo del Messico, insieme alla moglie Juana e al figlio Coyotito e ad altri cacciatori di perle lungo la spiaggia. Sono poverissimi, vivono nella miseria, abitano in una casa di stoppie e cercano ogni giorno di campare a vivere, però non manca loro una certa felicità, una certa gioia domestica, familiare. E questa gioia domestica viene sconvolta un giorno quando Kino trova sott'acqua una perla dal valore inestimabile. Un valore però davvero eccessivo, un valore enorme. Si pensa che sia la perla più grande che sia mai stata trovata ed è capitata proprio a lui, poverissimo. I mercanti di perle non vogliono ovviamente pagare il prezzo reale di quella perla perché è esorbitante e quindi lui è disposto piuttosto ad andarla a vendere nella capitale, ma non si è mai mosso dal suo villaggio lungo il mare e l'avere questo tesoro enorme con sé gli inizia a causare una serie di problemi. Innanzitutto tutti vogliono impossessarsi, sono bramosi di quella perla. Lui stesso non vuole disfarsene, la moglie però, Juana, decide, lo invita più che altro a distruggerla, dice che quella perla ha portato il male, quella perla rappresenta per la famiglia di Kino non più la libertà che avevano prima nella povertà, ma li rende paradossalmente schiavi, perché essendo così ricco non sa più, si guarda sempre intorno, ha paura di qualsiasi cosa. In qualche maniera quindi è divenuto schiavo della ricchezza che comunque non gli ha ancora portato nessun peso. Se lui sente, ecco, c'è una scena che sembra dove lui stringe avidamente questa sua perla guardandosi intorno e per chi conosce Gollum a me è sembrato un po' di rivedere questa scena. La verità di questo libro è che i poveri, quando diventano ricchi da un giorno all'altro, sono in realtà costretti a rimanere poveri, almeno all'epoca di questo racconto, nella situazione di questo racconto, perché il povero, una volta che trova un tesoro così immenso, non sa dove metterlo, non sa dove difenderlo, non ha cassaforti né guardie che lo possano difendere. I ricchi invece sì, potrebbero metterlo in banca da qualche altra parte, ma Kino invece è esposto, è in balia di tutti i malvagi della città che vogliono appropriarsene, tanto che appunto, siccome vogliono appropriarsene, cercano di catturarlo, cercano di ucciderlo, gli danno fuoco alla capanna e lui è costretto a fuggire. In questa fuga, nonostante lui riesca ad uccidere gli inseguitori, deve tornare a casa, una casa che non ha più, con la moglie e non più con però il figlio Coyotito, che quella è in realtà la perla più grande che lui potesse mai avere, quella davvero di valore inestimabile e che non avrebbe mai potuto trovare in fondo a nessun mare. Quindi guardate, è un libro stupendo, si legge velocemente, sono 100 pagine, La Perla di John Steinbeck. Io ve ne auguro davvero la lettura perché lo bruciate insomma, in un paio d'ore, 3 ore, dipende da se siete lesti o se vi fermate su qualche riga. Ecco, io vi ringrazio di essere stati sul canale, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi chiedo di condividerlo e noi ci sentiamo per una prossima storia, per un prossimo libro. Ciao!